Le cose inaspettate, meno te l'aspetti e più poi riescono, oppure vai a verificare che riescono bene. Il motivo ce lo spieghi tu in questo momento. Era una valutazione che cercavo di capire perché andava approfondita, perché il locale ha delle vesti differenti, mi mancava l'aperitivo. Credo che nell'arco di una settimana è stato organizzato, grande successo, le immagini. Il locale si è prestato nelle sue, come dire, espressioni migliori, nel servizio, nella qualità, nei prodotti, molte candele, molta emozione, c'è molta luce, c'è molta situazione romantica e soprattutto bella gente come sempre. Quindi da questo punto di vista sicuramente un successone per i Bogart. Ma diciamo anche che è domenica. Sì, domenica 19 alle 19 era lo slogan, un back to back, diciamo dopo pomeriggio inizio sera, fare un aperitivo magari in un posto al chiuso al calduccio che dava la sensazione di stare a casa propria, e ci siamo riusciti. Infatti glielo facciamo vedere. Ripetiamo, anche domenica prossima, quindi domenica che giorno è, scusami? Se lo dico dopo, vediamoci un attimino. È il 26 di gennaio. Quindi dovrebbe essere 26, ore 26. 26, però iniziamo sempre alle 19. Bogart, l'aperitivo, guardiamolo. All the stars in an endless sky couldn't shine as bright as you and I. The way you're making me feel tonight, stellar, stellar. Setting off a spark. The way you're making me feel tonight, stellar, stellar. So high, never coming down. Levitating till I'm off the ground. The way you're making me feel tonight, stellar, stellar. In cui l'hai pensato l'hai fatto, e diciamo che loro hanno visto che ci sei riuscito ampiamente, perché un buon numero di pubblico tranquillo, sorridente, rilassato, senza stress, diciamo che bisogna fare le cose senza pensarci, e quindi è stato fatto tutto velocemente con lo spirito di
arricchimento professionale, arricchimento anche per le persone che venivano. Gli abbiamo dato una bella cosa stasera, dai. Secondo me è bello. No, ti ripeto, è una situazione rilassante, non impegnativa come sembra che possa essere il sabato. Sì, perché... infatti vedo un clima, come dire, abbastanza euforico da parte delle persone, perché vedi davanti al bar, anche se stanno davanti al guardaroba, stanno fuori a fumare una sigaretta, o magari vengono in questa saletta un po' più lounge, più soft, comunque hanno un ritmo nelle gambe che li porta a stare felici. Probabilmente la domenica è un po' oziosa, un po' fastidiosa, un po' lunga, quindi è una bella idea. Bogart si ripete anche domenica prossima, 26 gennaio. Ore 19. Come aperitivo ovviamente, noi nasciamo ovviamente anche come discoteca, come celebrazione in genere per i compleanni, per i grandi eventi, ma grandi, grandi. Parliamo adesso dei prossimi appuntamenti del Bogart, quelli seri. Allora, c'è un appuntamento che io, di cui io sono molto orgoglioso, peraltro... ritengo che siano i DJ in questo momento più bravi, perché più nuovi, di classe, da club, per un grande club come il Bogart. Si chiamano Clean Gande. In questo momento su 10 nazioni in Europa sono al primo posto in ogni nazione europea. E per Salerno, ma soprattutto per il Bogart e forse per l'Italia in genere, c'è una data importante che entrerà un po' nella storia, perché per la prima volta in Italia e in esclusiva per quella data saranno proprio a Salerno al Bogart il 1 marzo i Clean Gande. Peraltro sarà una serata particolare perché sarà arricchita da tante situazioni glamour, ci saranno televisioni importanti che verranno a riprendere il fenomeno Clean Gande, ci saranno 100 dischi d'oro dei Clean Gande autografati per i primi 100 che acquisteranno i biglietti in prevendita. Insomma, una serata, come dire, da Oscar, da, e ce lo meritiamo anche noi, ogni tanto anche il Bogart, ma fai ogni tanto il colpetto lo dà. E beh, questa sarebbe la chicca poi di chiusura stagione. No, chiusura no, sicuramente è ancora stagione, però è un pezzo forte sicuramente. Mentre per i prossimi appuntamenti, quelli più vicini? Abbiamo, allora, abbiamo le serate over che si ripetono ogni 15 giorni, 31. Sono le serate, diciamo, con Armida, Aldo Campione, Armida del 7, sono le serate ormai collaudate, con la cena, con la musica dal vivo, col cabaret, con i giochi di gruppo, con anche delle animazioni alternative, e la prossima è il 31 di gennaio. E poi abbiamo le serate del sabato, ovviamente giovani ma anche meno giovani, un ambiente misto con una ristorazione, un buon prezzo ristorazione, che è una formula che abbiamo lanciato per i sabati, diciamo 3 antipastini, un primo piatto, velocemente, diciamo entro un certo orario, 15 euro al Bogart, credo che sia vantaggioso. San Valentino, qualche sorpresa? San Valentino abbiamo la serata a sorpresa, e poi ci sarà un'altra bella sorpresa prima di King Land, forte altrettanto. Insomma, Bogart, per le vostre celebrazioni, che sia una festa privata, una laurea, un compleanno, anche un matrimonio, ne abbiamo fatti qualcuno, scegliete il Bogart, questa è casa vostra. 338 50 37 005. E non dimentichiamo però anche la radio. La radio è Bogart Radio, e poi non dimentichiamo che quest'anno facciamo la doppietta Coppa Italia e Champions League. Ricordate il Milan. Ciao, buonanotte. Stai parlando del Milan. Abbiamo scommesso, eh? Aspetta. Noi abbiamo, sì, scommesso. Io dico che il Milan vince la... un attimo, ci tengo a dire che lui paga le scommesse. Io dico che il Milan vince la Coppa dei Campioni e la Coppa Italia. Io dico no. A posto. 50 euro. 50 euro, è andato. Ok. Ai bei tempi giocavo 2,50, adesso gioco 50. 50, sì. 50. Lo scudetto 500, okay, ma non si può fare quest'anno. Ciao.